Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo dell'abbigliamento da trekking di Carpos, in particolare vedremo sia prodotti da uomo Sia quelli da donna. e restate con noi fino alla fine perché abbiamo anche uno sconto dedicato se vorrete andare ad acquistare questi capi. Ma iniziamo subito con la recensione. Iniziamo subito con il pantalone da donna. Il pantalone è il Tre Cime. Mentre il pantalone da uomo che ho provato io è Rock Pants. Sono pantaloni lunghi, aderenti, ma non quanto un leggings. Quindi sono un'ottima alternativa per chi non sopporta molto quel tipo di pantalone. Anche il Rock Evo Pants è un pantalone abbastanza attillato, ma non tipo leggings. È un pantalone comunque che sta molto vicino alla pelle, che magari ci dà modo anche di poter fare qualcosa di tecnico senza che svolazzi via. Un pantalone però che poi adesso vediamo esiste anche in diverse versioni, sia a lungo che corto. Parlando delle caratteristiche di questo pantalone, troviamo una fascia elastica in vita che ci aiuta molto a rendere il pantalone aderente e che sta su, quindi almeno non ci cade. Poi troviamo due tasche laterali dotate di zip e poi una tasca posteriore, diciamo pensata per il telefono, per intenderci una di quelle importate dai pantaloni da running. Per quanto riguarda invece il modello da uomo, qui troviamo le classiche due tasche nella parte superiore anteriore, una tasca nella parte del ginocchio di destra, appena sopra il ginocchio potete porre qualche oggetto, e nella parte posteriore non abbiamo una tasca in centro come sul modello da donna, ma abbiamo una tasca un pochino più spostata sulla parte di destra, dove comunque potrà andare a riporre un qualche oggetto. Per quanto riguarda le regolazioni, abbiamo nel modello da uomo la parte superiore, che è una classica regolazione con la fascia vita per tenerli molto vicini al corpo, e nella parte inferiore comunque sono pantaloni abbastanza stretti che vanno molto attorno alla caviglia. Anche sul modello da donna confermo che la parte inferiore del pantalone non è particolarmente generosa, quindi rimane abbastanza aderente. La grande differenza però tra il modello da uomo e quello da donna è il tessuto e i contesti nei quali questi pantaloni sono più adatti per essere utilizzati. Il pantalone da donna è molto traspirante, quindi anche quando andiamo a sudare non sentiamo la sensazione di appiccicaticcio addosso. E quindi rimaniamo confortevoli e asciutti durante tutto il tempo dell'escursione. Quindi questo pantalone è perfetto per essere utilizzato anche a bassa quota, anche in estate, senza alcun tipo di problema. Il pantalone da uomo invece è tendenzialmente un pochino più caldo, più che altro perché è un pantalone pensato magari per andare anche in alta montagna a fare dei trekking ad alta quota, dove magari tendenzialmente fa un pochino più fresco. È un pantalone anche un pochino più resistente, con gli inserti un pochino più resistenti rispetto al modello da donna, ma soprattutto nella versione lunga non ve lo consiglio per fare del classico trekking a media-bassa quota. In quel caso magari potreste optare per la versione Bermuda, la versione shorts, che sicuramente sono meno caldi e quindi più adatti, però se confrontiamo le due versioni lunghe, ecco che il pantalone da uomo è più pensato magari per dell'alta montagna. Per quanto riguarda il secondo strato, abbiamo provato il medesimo modello, Nuvolau, nella versione maschile e femminile, un secondo strato molto traspirante, devo dire che dal punto di vista della traspirabilità comunque molto molto buono, protegge poco dal vento, ma per quello vediamo c'è la giacca. Un secondo strato sicuramente dagli ottimi materiali, e l'aspetto che più ci è piaciuto è che è composto da due tipi di materiali, uno più traspirante e uno un pochino più isolante. La parte più traspirante naturalmente è messa nei vari punti, magari dove va a contatto con lo zaino, dove abbiamo bisogno di maggiore traspirabilità. La parte un pochino più isolante è messa invece nei punti dove tendenzialmente magari bisogna avere un pochino più di caldo, comunque un pochino più di protezione, come ad esempio il petto. Devo dire che da questo punto di vista avere un tessuto più traspirante e un pochino più termico è sicuramente un'ottima accoppiata. Parlando dei dettagli di questo capo, innanzitutto si tratta di un secondo strato full zip, quindi molto comodo nel momento in cui vogliamo andare a toglierlo e metterlo. È dotato anche di cappuccio, un cappuccio che non è regolabile, però comunque rimane aderente e ci siamo trovati molto bene. E infine troviamo le due tasche laterali dotate di zip, quindi possiamo andare ad aprirle e chiuderle a nostro piacimento. Infine troviamo anche i polsini che sono elasticizzati, che quindi sono chiusi per evitare l'ingresso di freddo di aria, però appunto sono molto elastici, quindi anch'essi molto molto comodi. In generale, un modello Nuvolau Fleece che ci siamo trovati veramente molto bene. Un secondo strato adatto dal trekking, magari più a bassa quota nelle giornate più fredde, anche più ad alta quota se dovessimo trovare delle giornate particolarmente fredde. Un secondo strato sicuramente da avere sempre nello zaino, che svolge un ottimo lavoro. Bene che abbia questi due tipi di materiali diversi.
alla fine un secondo strato comunque molto semplice, ma quel semplice che porta più ad essere un vantaggio sia nell'utilizzabilità sia nei materiali. Passiamo alla Lead Jacket, una giacca antivento caratterizzata da due tipi di materiali, uno un po' più diciamo traspirante, per esempio nelle zone sull'ascella o dietro la schiena, e altre zone invece un po' più calde, come per esempio tutta la parte anteriore, che è quella chiaramente più esposta al vento. Per quanto riguarda poi la protezione dal vento, questa è veramente ottima, ci siamo trovati molto molto bene, l'abbiamo provata in giornate ventose, diciamo più primaverili, e non abbiamo avuto alcun tipo di problema. Per quanto riguarda invece la protezione dalla pioggia, questa giacca non è una giacca impermeabile, ma è una giacca idrorepellente. Questo vuol dire che la giacca può essere utilizzata per le prime gocce di pioggia, ma non se dovessimo prendere un acquazzone. Per intenderci, questa giacca non ha una membrana impermeabile vera e propria, ma ha un trattamento di VR. A livello di caratteristiche, invece, entrambe hanno delle tasche nella parte anteriore dove poter stivare qualche oggetto. Classica zip, full zip, che lavora veramente molto molto bene. Chiusura sulla parte inferiore della giacca con degli elastici per a farla aderire attorno al nostro corpo, e dei polsini anche loro chiusi da dei semplici elastici. Un cappuccio che è fatto molto bene, leggero, con la regolazione nella parte posteriore, e una chicca che è presente sulla giacca da uomo, perché io modello convertible, non il modello classico che ha provato Sara. Nella giacca da uomo è presente anche la possibilità di andare a staccare le braccia. Praticamente noi abbiamo delle zip che ci permettono di andare a staccare le braccia e di convertire la giacca in un gilet. È una cosa che può ritornare utile, io l'ho trovata abbastanza utile. Questa caratteristica, diciamo, bene ma non benissimo, perché quando dobbiamo andare ad attaccare le braccia, se siamo da soli dobbiamo obbligatoriamente toglierci la giacca, perché rimetterle su con la giacca indossata è impossibile, oppure farci aiutare da una seconda persona. Devo dire, sicuramente è una caratteristica molto interessante, che se invece non vi dovesse interessare potete sempre scegliere il modello Lede classico, normale, che a quel punto avete una giacca senza questa piccola caratteristica. Ricordiamo però che questa giacca, come abbiamo detto, non ha una vera e propria membrana impermeabile. Questa la rende però quindi molto traspirante e perfetta per quelle giornate in cui magari andiamo anche in quota, sappiamo che ci sarà molto vento, però siamo sicuri che non piove. Quindi possiamo tranquillamente metterla nello zaino e utilizzarla quando ne abbiamo necessità. Infine, per quanto riguarda il piumino, ho provato il modello Sas de Mura, un piumino ibrido, perché abbiamo tutta la parte anteriore e posteriore, diciamo del petto e della schiena, che sono fatte in piuma, una piuma sintetica, una piuma che comunque ci tiene molto caldo, ma allo stesso modo troviamo una fascia centrale nella schiena e le braccia che sono fatte da un materiale più simile a un secondo strato, quindi non è un 100% piumino. Questa è una cosa che ho personalmente molto apprezzato, perché sicuramente tende ad essere anche molto traspirante nel momento in cui magari dobbiamo anche utilizzarlo durante qualche attività. È un piumino molto leggero, veramente leggero dal punto di vista del peso, tiene molto bene le temperature, utilizzato anche fino a 5 gradi, magari 0 gradi, quando fa veramente freddo non avremo nessun problema. Una caratteristica che mi manca è magari un piccolo sacchettino dove andare a richiuderlo per metterlo nello zaino. Purtroppo non è dato in dotazione e personalmente mi è mancato un pochino. Dal punto di vista delle caratteristiche direi un piumino classico, perché ha una full zip sulla parte anteriore, due classiche tasche sulla parte addominale per poter riporre degli oggetti, nella parte dei polsini chiusi con un semplice elastico, idem nella parte inferiore del piumino, e abbiamo un classico cappuccio molto semplice, anche lui con una piccola parte in tessuto elastico. Devo dire un piumino molto semplice, un piumino sicuramente prettamente estivo, con quello di poter fare la del trekking, anche del semplice alpinismo, benissimo per le notti in tenda o in bivacco e via dicendo. Un piumino però con il quale farei un pochino attenzione ad andare troppo da attorno allo zero, perché comunque è prettamente estivo. Inoltre è presente sul piumino anche un piccolo trattamento di VR, proprio per proteggerlo un pochino dall'acqua, ma anche qua giusto per evitare che questo prenda due gocce. Arriviamo dunque alle conclusioni per questo abbigliamento di Carpos. Per i prezzi vi lasciamo qua sotto il link direttamente ai prodotti che abbiamo provato, perché i prezzi variano veramente tanto in base al colore che andate a scegliere, quindi ha poco senso comunque andare a dirveli. E soprattutto vi ricordo che col codice sconto che trovate qua sotto scritto in descrizione avete uno sconto direttamente dal sito di Carpos per poter acquistare questi capi.
Sono dei capi che comunque dal punto di vista qualità-prezzo, secondo me, sono veramente ottimi. Dei capi con i quali ci siamo trovati estremamente bene, curati nei dettagli, pensati veramente per le esigenze degli escursionisti. Dei capi poi con i quali poter fare comunque molteplici attività, dal trekking più semplice, anche la via ferrata, ai trekking più complicati, alte vie e via dicendo. Sicuramente dell'abbigliamento anche di qualità che vi durerà naturalmente nel tempo. E detto ciò ragazzi, non è la speranza di essere stati esaurienti e esaustivi anche per questa recensione, vi ringraziamo per aver guardato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!